Chi è? Non ne ho idea. La faccia sembra di cera. Non è vera. Giusto. Manca di espressione. Nessun segno caratteristico, nessuna ruga. Questo non è un morto. Se non è un cadavere, cos'altro potrebbe essere? Non è un cadavere, è un essere completo ma non finito. Quando sarà finito? Che faccia avrà? Schlein. Il docente universitario Marco Gervasoni ha avuto qualcosa da ridire perché ha scritto in un tweet: ma che è un uomo? Sono fidanzata, ho avuto diverse relazioni in passato, ho amato molti uomini, ho amato molte donne. In questo momento sto con una ragazza e sono felice finché mi sopporta. Io credo che la nuova sinistra sia e possa solo essere ecologista, progressista e femminista. Ecologista e progressista che prova a scrivere una pagina nuova sulle grandi sfide su cui giochiamo il futuro, che sono la transizione ecologica. Good luck for your work and for the new adventure of un paese in comune. It's good. I think it's good news for the left all across Europe because you are showing that it is possible to join our forces on specific, very concrete fights that are common fights, the fights to inequality. Perché abbiamo un dovere giuridico e morale di dare accoglienza, di dare buona accoglienza, e perché stiamo lasciando affondare insieme a troppe persone, purtroppo. Vado a votare Antonio Mumolo. Lo voto non solo perché è un amico e un compagno di tante battaglie. Quando sarete chiamati alle urne per compiere il vostro dovere, ricordatevi un nome solo: Antonio La Trippa. L'accesso agevole all'aborto e alla contraccezione. Non esiste un solo tipo di famiglia, che la società è già più avanti di questo. Well, it's good, I think. Le istituzioni europee e gli stati membri intervengano a tutela della comunità LGBT. Il dilagare di odio, xenofobia e fascismo sta raggiungendo livelli preoccupanti. Occorre un intervento più deciso e fermo dell'Unione Europea. Anche sui social media, l'agenda 2030 è unica nel suo genere, è universale e gli obiettivi sono profondamente interconnessi tra loro. Elena Schlein, meglio conosciuta come Ellie, nasce in Svizzera, a Lugano, il 4 maggio 1985, da mamma italiana e padre americano.